Bravo Remo! Grande! Bravo! Personalmente, come assessorato, come assessore, sono particolarmente felice di questo momento. Un po' come spiegava il sindaco, la continuità, il fatto che Albino si vuole proporre come città attenta all'arte. Perché? Perché l'arte è simbolo di bellezza e Albino è bella. Albino è bella. E poi c'è tutta anche la questione di Remo come persona, che è una persona umile, una persona molto dolce. Il fatto di riconoscere in Remo anche queste caratteristiche penso sia un bel esempio da dare, perché i tempi non sono così felici e forse bisogna un po' tutti ancora imparare a essere un po' più umili, un po' più dolci nei confronti degli altri. E l'arte può essere un buon mezzo per trasferire anche all'altro questa forma di bellezza, di dolcezza, di accoglienza, ecco. Infatti l'obelisco accoglierà i cittadini che vorranno venire a Albino, i cittadini che ogni giorno passano per Albino, ed è un dono che Remo fa alla comunità di Albino. Il suo Moroni penso diventi un po' il nostro Moroni. Ed è questo il senso di collocarlo proprio all'entrata del paese, come simbolo che Albino non si ferma. C'è stato Moroni, oggi c'è il Moroni di Remo che diventa il nostro Moroni, e un riconoscimento va dato anche al personaggio di Remo. Quindi parlerò a nome suo, di mio nonno. È motivo d'orgoglio anche per me, in quanto studio anch'io arte, sono nell'ambiente e quindi sono molto onorata di poter parlare a nome suo. Spero di poter interpretare nel modo più corretto possibile tutto ciò che da sempre mi racconta e che credo in parte di conoscere. Allora, in tutti questi anni passati in via Piazzo, la via delle pietre, Remo ha potuto immergersi in una dimensione veramente astratta, sempre più vicina a quello che veramente ha dentro di sé, molto più simile al suo modo di essere, lontano da tutti i rumori, dalla routine, dal trambusto della città, tutto ciò che talvolta può comunque distrarre i nostri pensieri. E lui appunto è riuscito a esternarsi e a lasciare spazio a quello che c'è veramente dentro di lui e penso anche in ognuno di noi. Anche perché trovare un posto, un luogo dove poter sfogare il proprio bisogno emotivo credo sia importante per tutti, diciamo. Una dimensione quasi dimenticata, soffocata da una realtà concreta che ci rende a volte anche indifferenti e insofferenti. Remo ha voluto condividere tutte le sue emozioni scolpite con tutti noi, ricevendo in cambio emozioni veramente che gli hanno dato una maggiore consapevolezza del non sentirsi estraneo, emozioni forti, sorrisi luminosi che veramente non ho visto spesso quando mi racconta degli amici che vanno a trovarlo, delle persone che vedono quello che fa, e veramente molto molto contento, orgoglioso, e dei complimenti, delle belle parole. Ha incontrato in piazza un'umanità che veramente è speciale, tantissimi amici, anche con i bambini, che ringrazio molto per il contributo con la scuola. Sono veramente emozionati, è veramente fantastico come dei bambini riescano a avere a che fare con un ambiente come l'arte, che non sempre è accessibile.